Allora, signori, la situazione tra Palworld e Pokémon sta degenerando. Ho già fatto un video su Palworld dove, sottolineo da subito, ho anche difeso il videogioco perché di Pokémon ha veramente molto poco e nel frattempo ha fatto oltre 5 milioni di copie vendute in pochissime ore, dunque è un fenomeno, oserei dire, mondiale. Ma questo potrebbe essere un po' pericoloso. Io non avevo ancora visto le creature che sono all'interno di Palworld, ma a quanto pare c'è un enorme problema, perché davvero tanti Pal, credo che si chiamino così, sono fortemente ispirati ai Pokémon, e alcuni sono veramente lampanti, ma a livelli indecenti. Adesso li vediamo insieme e li commentiamo, perché io non mi ero reso conto di questa cosa finché non ho visto diverse persone mostrare certe immagini su X. E il pericolo è che molti altri videogiochi potrebbero nascere seguendo il percorso che ha fatto Palworld. Ma prima di vederli insieme, come al solito, ciao ragazzi, qui Viglio, o se preferite Vincenzo, e questo è il momento perfetto per mettere mi piace al video, iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto e attivare le notifiche. E dopo il video, mi raccomando, vi aspetto qui sotto nei commenti tutti quanti, perché voglio davvero sapere che cosa ne pensate. Ora, ho trovato questo thread su X di questa ragazza di nome Cecilia che ha confrontato tutti e 111 Pal di Palworld con alcuni Pokémon, ha riscontrato tantissime somiglianze e ci sono una marea di post che adesso appunto cominciamo a vedere insieme. Ovviamente voglio specificare una cosa, perché anche Pokémon ovviamente ha preso ispirazione da tanti altri mostri di altri franchise o comunque da cose su cui già hanno fatto creature, storie, eccetera eccetera, però ovviamente c'è una differenza tra il plagio e l'imitazione e vedremo che nella lista ci sono alcuni che non sono definibili dei plagi, ma 90-95% sono letteralmente Pokémon presi e portati in Palworld, mentre per tutti gli altri ovviamente, se l'ispirazione di base è la stessa, ci sta che possano essere uscite creature molto simili. Banalmente Pokémon con Mewtwo ha copiato Dragon Ball, nonostante però in quel caso la differenza è lampante, mentre su Palworld non è proprio così. Io voglio cominciare proprio col caso secondo me più eclatante, che di questo Pal, che palesemente, ragazzi, è Cinderace. La struttura è ovviamente un coniglio che sembra un po' un lottatore, con questi pantaloni che scendono fino alle ginocchia, è letteralmente Cinderace ma di tipo erba. Questo è uno di quei casi in cui non è il plagio, perché ovviamente non è una copia e incolla uno ad uno, però fondamentalmente, ragazzi, non è ispirato a un qualche animale esistente di questo tipo, ma la struttura, lo scheletro della creatura è proprio identica al Pokémon, quindi per questo molti hanno cominciato a lamentarsi. E per casi di questo tipo io sono anche d'accordo, perché nonostante comunque molti Pokémon siano una cozzaglia di roba, anche Cinderace probabilmente prende ispirazione da diverse creature, diverse idee, eccetera eccetera, nel caso di Game Freak, che è la prima arrivata con questo design, c'è stato probabilmente uno studio più o meno approfondito, mentre nel caso di Palworld mi dispiace per l'artista che l'abbia fatto, poi se è stata usata l'intelligenza artificiale non lo so, in questo momento non mi interessa perché comunque il discorso sarebbe lo stesso, è stato veramente preso da Cinderace, non ci sono proprio alternative, non esiste un animale di questo tipo in natura, altri esseri mitologici su due piedi non mi vengono in mente che hanno questo pantalone, queste braccia con delle mani molto piccole, questo collare che sembra poi preso da Arcanine di Isui, insomma un mix di cose, non dico che non vada bene. Però ecco, se una persona come me, fan Pokémon, si vuole avvicinare a Palworld, se da un lato può trovare interessante il gameplay perché sembra divertente e tanto di cappello, però vede certe cose e inizia un po' a storcere il naso. Questo secondo caso invece che Cecilia ha postato, ecco, già qui non mi trovo estremamente d'accordo con il Meow di Galar, se non sbaglio, e quest'altro Pal, semplicemente perché hanno gli occhi gialli e il sorriso fatto in questo modo, ma qui ci vedo tantissime altre ispirazioni. Questo è un caso un po' al limite dove forse i fan esagerano ad attaccare Palworld per il design delle creature, non ci vedo tutto questo Meow, sì l'espressione è quella, sì gli occhi sono quelli, ma Meow è ispirato ad altre mitologie, altre creature e quindi ci può stare. Banalmente ecco la creatura di riferimento che ha portato alla nascita di entrambi, anzi ci vedo più questo che Meow di Galar. Questo è un altro caso che per me è eclatante. Qui non solo vediamo una creatura di Palworld che ricorda di base per la forma, per l'espressione, Serperior, il Pokémon di quinta generazione, ma ragazzi, a parte che sembra essere fuso a Primarina perché c'è questa parte qui sul capo che ricorda un po' quella coda, se vogliamo chiamarla così, quei capelli di Primarina, oltre al fatto ovviamente che è di tipo acqua, quel che sia,
sembra essere quasi lo stesso identico modello 3D. E sono sicuro che su X qualcuno ha anche confrontato i modelli 3D trovando delle similitudini proprio nella forma del modello 3D, nei poligoni, eccetera, eccetera. Ragazzi, questo per me è veramente clamoroso. Questo è uno di quei casi estremamente limite dove ci avviciniamo al 100% del plagio, se non per i colori e questa roba qua messa a caso. Loro hanno trovato sicuramente il modo per non incorrere in problemi, se no il gioco non sarebbe nemmeno uscito e Nintendo già l'avrebbe buttato giù. Anche perché credo che basti veramente cambiare poco per non ricevere alcun tipo di problematica. Resta ovviamente all'interno delle persone, dei fan Pokémon, e anche chi non è fan Pokémon si accorgerebbe delle somiglianze tra queste creature e non ci fanno una bella figura, secondo me. A prescindere, ripeto, se sia stata utilizzata l'intelligenza artificiale o no. In entrambi i casi, sbagliatissimo. Tra questi due non ci vedo un'estrema somiglianza, hanno un corpo più o meno simile, con questo Pal e Megagron, però la trovo una leggera esagerazione. Qui in effetti c'è un po' di viso di Giratina, me lo ricorda vagamente per gli occhi, con un colore un po' alternato in questo caso. Anche qui però non griderei a un enorme scandalo. Questo invece è proprio Silvally. Questo è proprio il modello di Silvally, ragazzi. Guardate qui il viso, a parte la struttura del corpo con anche un anello che ricorda Arceus, ma sul viso c'è anche questa zona qui, questo corno, insomma, se vogliamo, che lo ricorda tantissimo. Quindi, ripeto, non so cosa abbiano utilizzato, ma veramente potrebbero aver usato l'IA a questo punto. Magari hanno preso cose da diversi mostri e le hanno unite. Qui c'è la coda di Sobol, anche in questo caso abbastanza simile. Non griderei al plagio, ma ci siamo. Su Shaymin invece non ci vedo nessuna somiglianza. È un porcospino, può essere fatto in diversi modi. Lo ricorda vagamente, ma è un porcospino, quindi non è che si possa far tanto. Questo è un altro dei miei preferiti. Questo è letteralmente Lycanroc. Qui non è tanto un caso, secondo me, di dire sì, ma è un lupo. La struttura proprio del corpo è estremamente somigliante a quella di Lycanroc. Non lo so, ragazzi. Sono nate veramente tantissime diatribe su questo discorso che stanno continuando tuttora, perché fondamentalmente, in effetti, da un lato sembra esserci uno studio su un Pokémon e dall'altro, insomma, si prendono cose e si mixano insieme. Vedete questo qui che è letteralmente Meganium fuso a Goodra con il copricapo, insomma, di Lilligant. O quest'altro che è Decidueye anche per le abilità, con la freccia e tutto. Insomma, ragazzi, il problema di Palworld, secondo me, è questo qui. È un grande mix di elementi, perché il gioco poi è un po' Fortnite, un po' Zelda, un po' un survival, un po' Ark, quindi diverte. Io ho visto anche dei video su YouTube, delle live su Twitch, mi sono divertito a vedere le persone giocare, ma a livello di design non fanno secondo me una bella figura, e il problema che vi ho detto a inizio video, secondo me, è che tanti altri potrebbero uscirsene con design simili ai Pokémon per attirare attenzione sui propri videogiochi. Ed è un peccato perché, come avevo già detto precedentemente, ci sono stati altri videogiochi come Cassette e Beasts che sono molto validi nel mondo dei Monster Collector, insomma, lì non si catturano ma si prende il DNA, diciamo, delle creature per fondersi con loro, che sono estremamente validi ma non hanno avuto questo successo. Posso citare anche Coromon, in gran parte Nexomon e tanti altri. C'era un Lucario, ecco qui, estremamente simile, l'ho messo anche in copertina nell'altro video. Il design, nell'aspetto, nell'estetica è un po' diverso, ma la forma, la struttura lo ricorda, non dico al 100%, però ragazzi siamo un buon 70-80. Ed è un peccato. Alcune sono esagerazioni, altre invece sono lampanti. Dunque, signori, spazio a voi qui sotto nei commenti, perché sono adesso veramente curioso di sapere le vostre opinioni a riguardo. La cosa vi preoccupa, la cosa non vi preoccupa? Avete giocato Palworld? Vi piace? Non vi piace? Insomma, scatenatevi. Qui il vostro video vi ringrazia per averlo seguito e vi dà appuntamento al prossimo video. Ciao ragazzi!